Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina immacolata, celeste madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti, con suoi spiriti più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione, per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre d'amore, Beata pura madre di Dio. Confía por tu esaldad.

dal Libro di Cielo 8 maggio 1927, come la Divina Volontà è immensa e tutto ciò che fa porta l'impronta della sua immensità. Nelle privazioni del mio dolce Gesù, sebbene sento il suo duro martirio, mi abbandono nelle braccia del Supremo Volere, come sua piccola figlia che cresce sulle sue ginocchia, attaccata al suo petto. Per vivere della sua vita e della sua somiglianza, ed il mio amato Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto, Figlia mia, la mia volontà è immensa e tutto ciò che può uscire da dentro di essa porta l'impronta della sua immensità. Una sola parola uscì dall'immensità del cielo, con tutte le stelle. In una sua parola uscì il Sole, con l'immensità della sua luce, e così di tante altre cose. Ora per uscire questa immensità di luce e di cielo dovetti prima creare lo spazio dove poter mettere queste immensità di luce e di cielo. Ora quando la mia volontà vuole parlare, prima vede se c'è spazio dove mettere il grandono della sua parola, che può essere un altro cielo, un sole, un mare ancora più grande. Ecco perciò molte volte la mia volontà tace, perché manca lo spazio nelle creature dove deporre il grandono dell'immensità della sua parola. E per poter parlare, prima biloca la sua volontà e poi parla e depone in essa stessa i suoi doni immensi. Fu questa la ragione che nel creare l'uomo gli demo il più gran dono, l'eredità più preziosa, la più ricca. La mia volontà, come depositrice in Lui, per potergli dire le sorprese dei nostri doni immensi, della parola del nostro Fiat. Come ci respinse la nostra volontà bilocata, non trovammo più lo spazio per poter deporre in Lui il gran dono della nostra parola creatrice, e perciò restò povero e con tutte le miserie della Sua volontà. Vedi anche tutto ciò che si svolse nella mia umanità. Il più gran miracolo fu il restringere tutta l'immensità della mia volontà divina in essa. I miracoli che io feci si possono chiamare nulla a confronto di essa, molto più che in me era natura il poter dare la vita ai morti col farli risorgere, il dare la vista ai ciechi, la lingua ai muti e tutto il resto di miracoloso che feci, perché in me era natura di poter dare quanti beni volevo, al più era miracolo per chi li riceveva. Ma per me il gran miracolo fu il restringere in me la mia divinità. L'immensità della mia volontà, la sua luce interminabile, la sua bellezza e santità inarrivabile. Questo fu il prodigio dei prodigi che solo un Dio poteva fare. Perciò, per quanto posso dare ad una creatura, darei sempre poco, messo al confronto se le faccio il grandono della mia volontà. In essa si vedranno nuovi cieli soli più fulgili, cose inaudite, sorprese non mai viste. Cieli e terra tremano e si inginocchiano dinanzi ad un'anima che possiede il grande dono della mia volontà, e con ragione, perché vedono uscire da essa la virtù e la forza, vivificatrice e creatrice che li conserva, nella nuova vita da Dio creata. O oh, potenza della mia volontà, se ti conoscessero, quanti ambirebbero il tuo grandono dono e darebbero la vita per averti? Dopo ciò seguivo gli atti miei nella volontà divina ed il mio dolce Gesù ha soggiunto: Figlia mia, chi vive nella mia volontà tiene in se stessa questa divina volontà dominante e regnante. L'anima è posseditrice, la tiene in suo potere, e mentre essa possiede il divin volere. Tiene in suo potere la sua forza, la sua santità, la sua luce, i suoi beni. Il divino volere possiede l'anima e tenendola in suo potere, le debolezze umane, le passioni, le miserie e l'umana volontà stanno sotto la potenza irremovibile e sotto la santità della suprema volontà. Quindi, innanzi a questa potenza, si sentono perdere la vita, sicché la debolezza si sente vinta dalla forza irresistibile del fiat divino. Le tenebre si sentono vincere dalla luce, le miserie dalle sue ricchezze infinite, le passioni dalle sue virtù, l'umana volontà dalla divina. Che differenza fra chi vive nel mio volere e l'anima che fa solo la mia volontà: la prima la possiede e la tiene a sua disposizione, la seconda è sottostante ad essa e a seconda delle sue disposizioni la riceve. E dal possederla al riceverla c'è distanza come dal cielo alla terra, c'è distanza come tra chi possiede immensa ricchezza e chi giorno per giorno riceve ciò che gli è di assoluta necessità. Perciò chi fa la mia volontà e non vive in essa, è costretto a sentire la debolezza, le passioni e tutti gli stracci e miserie che sono il corredo dell'umana volontà. Tale fu lo stato di Adamo prima di sottrarsi dalla divina volontà. Essa gli fu data dal suo creatore come il dono più grande, perché conteneva tutti i beni in uno. Lui la possedeva, la dominava e si faceva reggitore di questa volontà divina perché Dio stesso ne aveva dato il diritto di padroneggiarla. Quindi era padrone della forza, della luce, della santità, della felicità di questo eterno fiat. Invece, quando si sottrasse da essa, perdette il possesso ed il dominio e si ridusse a ricevere, non a possedere come cosa propria. Ricevere gli effetti della mia volontà a seconda delle sue disposizioni. E chi si trova in condizione di ricevere è sempre povero, non è mai ricco perché il ricco possiede, non riceve e sta in condizione di poter dare agli altri parte dei suoi beni. Bene, oggi nella solennità dell'annunciazione del Signore, dove contempliamo l'incontro avvenuto nel grembo di Maria Santissima, tra i, due, tra i due grandi portatori della divina volontà, Gesù, Verbo Incarnato, e, e Maria. Il compimento del Fiat Redimente perché quel fiatredimento, deciso in seno della Santissima Trinità, prima ancora che il mondo fosse creato, in vista e in previsione del peccato dell'uomo, ecco, fu pronunciato da Maria Santissima e unendosi a quello divino diede vita al miracolo dell'incarnazione e noi sappiamo che la Madonna eh, fu da Dio scelta proprio come cooperatrice fondamentale eh, come anello imprescindibile dell'opera della redenzione così come due millenni dopo un'altra donna sarebbe stata appunto come scelta come cooperatrice nell'opera della dell'inizio dell'instaurazione del regno della divina volontà sulla terra ed è appunto Luisa questo è chiarissimo dagli scritti ed è bene al principio di questa meditazione in questo giorno richiamarlo alla memoria il cuore del pane di passi di oggi si trovano in quelle meravigliose parole e promesse che Gesù fa in essa, nella Divina Volontà, si vedranno nuovi cieli, soli più fulgidi, cose inaudite, sorprese mai viste. Il brano di oggi è una nuova apologia della Divina Volontà che parte dalla dalla considerazione e dalla spiegazione dei suoi prodigi nella creazione, in particolare la proprietà dell'immensità della divina volontà, su cui Gesù si sofferma all'inizio del, del brano, cioè, la mia volontà è immensa e prosegue tutto ciò che può uscire da dentro di essa, porta l'impronta della sua immensità. E Gesù applica poi questa proprietà dell'immensità della divina volontà alla creazione della, del cielo e del sole. Poi spiega ecco, che la creazione di queste due immense creature presupponeva la creazione dello spazio, che ha anche lo spazio, proprio lo spazio come noi lo conosciamo, eh, quindi lo spazio, lo spazio, insomma, no? È creatura. <ride> e qui c'è un principio fondamentale, no? Che poi immediatamente Gesù, step successivo, applica la sua parola. Cioè gli atti e le operazioni, le opere della divina volontà devono trovare un luogo capace di accoglierlo. E se questo non c'è, Dio proprio nemmeno li, li pronuncia. Qui c'è un po' un eco, applicando la sua parola, primo spunto di riflessione di oggi, viene subito alla memoria un brano che la Chiesa ci fa leggere in quest'ultima parte della, della Quaresima, nella liturgia quotidiana della Santa Messa. Quel bellissimo discorso di Gesù nel Vangelo di San Giovanni, dove in una delle tante dispute con i farisei dice. Voi non potete credere, la mia parola non trova posto in voi. Usa proprio queste testuali parole, la mia parola non trova posto in voi. E sembra questo discorso ecco, fatto da Gesù ad età molto matura, ma essere un eco, lontano nel tempo, ma simile nella sostanza, di quel non c'era posto per loro nell'albergo, che caratterizzò la vicenda del Natale di Gesù. Non c'è posto. Quante sono ecco, le persone nella vita delle quali non c'è posto per Dio? Il vuoto di una vita senza Dio in questi giorni è tuttora non soltanto consentito, ma come dire, ben raccomandato anche dai prenotanda del, della nuova traduzione del Messale Romano conservare l'uso devoto, pio e assai eloquente e significativo della velatura, delle statue, delle immagini sacre, dei crocifissi. E già in diverse circostanze, ecco, spiegando ai fedeli il perché di questa, di questa austera consuetudine, ricordavo che la simbologia è duplice. Numero uno, il lutto, ecco, la coscienza che la Chiesa vive del rievocare i giorni in cui lo sposo, come dice Gesù nel Vangelo, fu tolto agli occhi suoi e fu tolto agli occhi della Chiesa in maniera cruenta e violenta. Tutto il tempo di passione prima della Pasqua tende verso il vuoto del sabato santo, espresso anche con gli altari spogliati, i tabernacoli aperti. Senza il Santissimo Sacramento, no? Ecco, una giornata, la giornata del vuoto, la giornata in cui si commemora appunto l'assenza di Dio, il lutto inconsolabile della Chiesa, espresso poi dal dolore immenso del Sabato Santo di Maria Santissima. il motivo per cui il sabato è il giorno dedicato dalla Chiesa a Maria spero che tutti conosciamo i giorni della chiesa ecco, nella, nella sua sapienza il sabato dedicato alla madonna il venerdì al ricordo della passione di Gesù il mercoledì a San Giuseppe la domenica alla risurrezione il giovedì all'eucaristia ai sacerdoti ecco soltanto per, per ricordarne qualcuno no ma non soltanto il lutto della sposa appunto per l'assenza dello sposo, ma anche ecco, la condivisione di quella tragedia, di quella cosa orribile che è appunto il vuoto perpetuo in cui tante persone vivono avendo una vita vuota di Dio. E la vita è vuota di Dio semplicemente perché è riempita di tante altre cose che non servono a niente o quasi. Quanta gente, ecco, quando capita il discorso ecco, sulle cose religiose, dice, io non ho tempo, si dice sempre così, non ho tempo, quindi se non hai tempo non possono entrare tante cose belle in te. No? Sappiamo anche che in questa vita, queste sono finezze filosofiche ma abbastanza comprensibili anche da una persona. In comune, non necessariamente acculturata, in questa vita il tempo e lo spazio non si possono separare. Si dovrebbe parlare di spazio-tempo, di tempo-spazio, cioè quindi, il che significa che non avere tempo per il Signore significa anche non avere spazio, perché se non dedico tempo all'ascolto, alla lettura, alla frequentazione, non ci saranno spazi esistenziali nel mio cuore dove la parola possa Prendere carne. In effetti la festa dell'annunciazione, il verbo si fece carne, no? Attraverso l'annunzio e il fiat, l'accoglienza di Maria, la parola prende carne in lei, no? Ecco, qualcosa di analogo accade a noi. Come fa Gesù a nascere nel nostro cuore? Ascoltiamo una parola. Se però gli diamo il, lo spazio e il tempo. Quindi occorre innanzitutto dedicare tempo e poi accoglierla o meno. Gesù dice ai farisei la mia parola non trova posto in voi. Sì, loro lo stavano a sentire, ma non lo stavano a sentire con buone disposizioni, lo stavano a sentire con cattive disposizioni, quindi con intenti persecutori, aspettando che dicesse qualche stupidaggine vera o presunta. Per poterlo poi attaccare, accusare, condannare e uccidere. Questo, questo era l'ascolto la, diciamo, che gli prestavano i suoi nemici, quelli a cui lui rivolge questa eh, parola di, di rimprovero, se, se vogliamo. Ecco. Adamo al principio della creazione, spiega Gesù all'inizio e al termine del brano: questo posto lo ebbe. L'anima dell'uomo è stata creata capace, quindi è uno spazio adeguato a contenere il dono della divina volontà. Come certo, questo ci vuole un miracolo, spiega Gesù. Perché Gesù oggi ci dice: Nella mia vita ho fatto tanti miracoli. La gente, qualcuno che ci pensa sempre di meno per la verità. Rimane impressionata e strabiliata, ma per me fare un miracolo, era la cosa più naturale di questo mondo, d'accordo? Cioè per il destinatario era un miracolo, ma Dio non ha limiti al suo agire. Invece il miracolo grande era contenere l'immensità della divina volontà, dice Gesù, nella mia natura umana creata. Questo è il prodigio dei prodigi, prodigio che, però, fu già fatto al tempo della creazione, e sarà fatto. E le anime che si disporranno ad accoglierla. E a riguardo Gesù continua, step successivo. Quale dono io potrei fare all'uomo? Quante persone, anche qui, anche questo è un argomento di meditazione, stanno a chiedere al Signore in continuazione grazie materiali. Eh, eh, benedici questa cosa, benedici quest'altra cosa. Proteggi mio padre, mia madre, mio nonno, i miei figli, le cose, chiedere, chiedere, chiedere tutte queste cose qui, no? Che sono come Gesù dice quando una persona è povera, dice, ogni giorno deve chiedere lo stretto necessario, deve andare a chiedere l'elemosina. Se una persona fosse ricca, cioè ci avesse la fonte di tutti i beni, ma l'elemosina non la chiede più. molte sono le persone che in qualche modo sono attratte e affascinate dalla divina volontà e che si chiedono se ci siano formule magiche tecniche particolari insomma no? come se questa cosa fosse in qualche modo carpibile ecco dall'astuzia dall umana non c'è niente ma guarda semplicemente soltanto quello che tu chiedi al Signore cosa chiedi al Signore? Guarda che se anche tuo signore, il Signore ti, ti guarisse quel parente dal tumore, per, questo sarebbe Questo non è niente, questo qui. Non è la cosa più grande, non è la cosa più importante. Diciamo, ma oh, ho ottenuto il miracolo. Non è questa la cosa più importante. Non è questa. La cosa più grande e più importante è che in te e in quel parente che c'è il tumore, torni a vivere la divina volontà. Questa è la cosa seria. Questa è la cosa grande, questa è la cosa importante. Dice, se questo ritorna, non c'è più bisogno di andare ogni giorno a chiedere l'elemosina. L'elemosina o a Dio, sempre di meno, gliela chiedono con dammi questo, dammi quest'altro, dammi quest'altro. no? La lista delle cose che chiediamo al Signore, tante volte ho detto che pregano sempre in meno. Ma presumibilmente quei pochi che pregano intendono la preghiera come un elenco di cose da ottenere dal Signore. Questo è pregare, per molti, ma non è questa la preghiera. Questo non è pregare, questo qui, anzi, questo sta quasi come dire no? eh, al limite del discutibile: perché quando, quando Gesù, il Signore, Padre nostro, ci pregando, non fate come i pagani. Che chi ha parlano, parlano e credono di venire ascoltati a forza di parole. Il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima che gliele chiediate e ve le dà, d'accordo, ve le dà. Voi quando pregate, dite le cose serie da chiedere al Signore. Ce l'ha già dette tutte, Gesù, basta dire un Padre nostro col cuore. E perché il Padre nostro è una cosa grande, molto seria? Perché il regno della divina volontà, come tante volte Gesù spiega negli scritti, è contenuto nel Padre nostro. Quando qualcuno pensa che chi parla della divina volontà parla di cose strane, basta molto semplicemente opporgli, dirgli, parlo di cose strane. Lei mi ha detto il Padre nostro. Lo dici, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Attenzione come in cielo così in terra. Che significa come in cielo così in terra? Come viene fatta la divina volontà in cielo? Come, qual è il rapporto tra gli abitanti celesti e la volontà divina? Non è una cosa cioè, strana, astrusa? Cioè quello che Gesù in fondo fa in questi scritti non è altro che una lunghissima, per carità, articolatissima, dettagliatissima spiegazione della petizione centrale la più importante del Padre nostro. Questo fa, te la presenta in 10.000 modi eh, differenti, d'accordo, sotto 10.000 sfaccettature, sotto 10.000 angolazioni, ma questo fa. Non c'è niente di strano o di... Dice, qualcuno dice, io la divina volontà non la capisco, che, che cosa ci sta da, 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 da... che devi capire? Che c'è da capire? Allora Gesù spiega, per esempio, qui dice, dice, la differenza tra il divin volere e chi fa la divina volontà. Che sarà mai lo spiega in quest'ultima parte: dice, Guarda, chi la possiede è ricco, non c'ha bisogno di nulla, e che cosa avverte in sé? De le debolezze umane ce le abbiamo tutti, non le sente più, ma non perché è diventato Superman. E se ne mette sotto i piedi perché la potenza della divina volontà le spolverizza. Le passioni, l'ira, l'invidia, l'odio, la lussuria, so, l'avarizia, l'avidità dei soldi, ecco, la superbia, il desiderio di, di essere importante, di primeggiare, di vantarsi, di essere considerato. La divina volontà. La spa, le spazza via le toglie le distrugge le miserie le, le, le nostre piccinerie proprio già Seneca diceva eh, e qualche altro autore santo pagano latino diceva forse era proprio Seneca se non ricordo male dice non mi è mai successo di andare e stare un pochino tra gli uomini senza tornare a casa un po' meno uomo di prima, perché purtroppo la nostra umanità miserabile è presa da tante proprio cose proprio piccole, proprio piccine, proprio basse a volte, meschine, becere, persone che si offendono per nulla. Si fanno i film perché quello non massa, non ha fatto questa cosa, non ha fatto quell'altra cosa, quindi chi lo sa, cioè a constatare, a vedere, o a, a volte anche a sentire queste cose qui si fa un cuore piccolo piccolo, colmo di compassione, che dice: ma, ma che razza di vita fanno questi pori esseri umani brutta proprio insomma, questa è proprio misera. Brutta, piccina. Meschina. Una persona che campa così, ogni tanto va a fare l'elemosina, alla volontà divina, chiede qualche grazie, chiede qualche cosa e il signore gliela dà. Ma ogni giorno si ritrova nella condizione miserabile del giorno prima, quindi ogni giorno andà da andare a fare l'elemosina, insomma, no? eh, lo spiega Gesù. Quindi chi invece la tiene in suo potere dove regna debolezze umane, passioni, miserie, umana volontà stessa stanno sotto la potenza irremovibile, la santità della divina volontà. La debolezza si sente finta dalla forza, le tenebre sentono vincere dalla luce, le miserie dalle sue ricchezze infinite, le passioni dalle virtù e l'umana volontà dalla divina. Quindi, dopo che Adamo eh, ebbe perso questo grande dono, eh non era più ricco ha cominciato a diventare lo straccione anche lui che chiede l'elemosina e che deve ogni giorno andare a, a a bussare alla porta per avere qualche cosa perché la sua vita è quella che è è quella che tanti esseri umani fanno una piccola vita molto distante da quelle cose inaudite, da quelle sorprese mai viste, ecco, che solo coloro che piano piano cominciano a vivere nella divina volontà, cominciano anche a gustare, sperimentare e vivere. Bene, in questo giorno santissimo volgiamo lo sguardo a te, o oh Santa Vergine Maria, ecco, per ringraziarti del tuo fiat e chiederti la grazia di pronunciarlo a nostra volta, ecco, il nostro grande fiat all'accoglienza a creare questo spazio in noi perché la divina volontà possa entrare e gradualmente cominciare a regnare dentro di noi. Ecco, smettere ecco, di, di, di preoccuparci di tante cose da nulla di chiedere al Signore quelle cose piccole e piccine che fanno parte dei nostri bisogni veri o presunti, ma chiedere al Signore l'unica cosa davvero importante è disporre i nostri cuori a creare quello spazio, quello spazio-tempo su cui abbiamo meditato, necessario perché essa possa entrare dentro di noi, metterci le sue radici, instaurare in noi il suo regno. Nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.